Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Tanto per cambiare... C'è il sole! C'è il sole! Una che bella cosa! Di fuoco. Sì, sì! Alla faccia di chi ci vuole male! Ci troviamo a Primrose Hill, che è in pratica una parte di Regent's Park, se non sbaglio. Bellissimo. Ne abbiamo approfittato perché abbiamo detto andiamoci un poco a godere questa giornata di sole, belli, tranquilli. Al di là magari della difficoltà tecnica del non volersi stendere nel prato, perché io sono più bestia e invece la mia fidanzata è un po' più principessa. Cioè io, come sono fatto io, quello che le stavo dicendo, dicevo, a me rende felice spogliarmi totalmente nudo, mettere i piedonzoli da fuori e fare così nel terreno con le dita. Cioè, sì, fa schifo, ma è una cosa che mi rende felice. Io sono furest proprio, sono un piccolo Mowgli. E mi rende felice il contatto con la natura, mentre invece lei sì, la rende felice. Ecco, avete visto? Avete visto? Due api. Avete visto? Io ho paura. Mi rende felice sicuramente il contatto con la natura, ma un contatto a distanza, wireless, giusto? Esatto. Esattamente. Pensate un po' che io sogno di comprare una casa in campagna e lei insieme a me sogna questa cosa, solo che lei è un po' forse confusa, non ha ben presente che cosa significhi effettivamente comprare una casa in campagna. Ma tu ti senti pronta per insetti? Ma perché una casa al mare? Anche una casa al mare, io mi voglio comprare 1000 case. Vuoi spiegare la mia fissazione? Mamma mia, cioè proprio Antonio e le case, un libro proprio. Cioè veramente, quando sai, vedete i vostri fidanzati che stanno col cellulare in mano, magari pensate, oh, forse sta guardando il profilo Facebook di una ragazza, quindi ci butti l'occhio così, malandrino, per vedere cosa sta guardando sul cellulare. Sapete io cosa vedo? Ma case in che senso? Lui guarda continuamente case. Case che si vendono, case all'asta, case al mare, case in montagna, case a Londra, case a Napoli, case ovunque. Sì, ma pure tipo in Abruzzo, me le vedo ovunque effettivamente. Ma perché mi piace? Non si era capito proprio. Che è una cosa che sinceramente, allora, dovete sapere una cosa, mi racconto una cosa piuttosto personale. Io nella mia vita, prima diciamo di essere adulto e quindi padrone dei miei spostamenti, magari in Spagna o poi in Inghilterra e così via, diciamo per la scelta magari della mia famiglia, ho cambiato più di 30 case. E ho sempre maturato dentro di me ho sempre nutrito il desiderio di avere una casa tutta mia dalla quale poi non mi sarei più spostato. Ah. Paradossalmente. Sembra tipo un nomade che ha bisogno della stabilità. Sì. In effetti il canale di Nocciolino 24, all'epoca si potevano dare nomi ai canali, e a me si chiamava La storia di uno zingaro felice. È vero. Perché effettivamente io mi sento un po' nomade, un po' zingaro, anche magari negli approcci talvolta. Comunque ho sempre sognato di avere una casa. Poi, i casi della vita, ho fatto un re, I casi della vita hanno voluto che in qualche modo io fossi sempre strettamente connesso alle case. Vuoi per Living London Way, vuoi anche per l'attività forense con le aste immobiliari, tutte queste cose così. Ed effettivamente poi Giuliana mi ha fatto notare che in realtà io sono proprio fissato in realtà, cioè come se fosse una passione, non sì, lo una so. Passione. Cioè ci sono persone... del calcio, c'è sì. La passione del baseball. Baseball in America. O c'è la passione per esempio per i trucchi o che ne so, altre esatto, passioni per i vestiti, per lo shopping, se lo so così. E lui ha la passione per le case. È un, diciamo, è uno shopping un po' più dispendioso. Non che io possa comprarmi tutte le case del mondo. Mamma mia, che c'è? Un'ape enorme. Mamma mia. No, non la vedo. Guarda. Ma me la mangio se arriva qua. Mamma mia. Comunque io... Sì, io amo le case. Sta proprio in testa a te. Guarda, la vedi? No. Alza gli occhi. Sta qua. Non l'aggredire per chi viene. Non sono mangiata. Ce ne sono Aspetta, me ne piglio un altro. Dai.
Va bene? Ok, era buona, croccante. Bello. Comunque... Oddio, amo, io ho paurissimo. Lo so, mi ronzano nelle orecchie. Hai problemi. Oh, au, scusami, ma tu come ti sentiresti se io ti mettessi un ragno vicino? Me lo mangio. No, non te lo mangi, è semplicemente paura. Ma non è vero, io non ho paura dei ragni. No. No, io sono l'uomo ragno. Te li sogni di notte. Ma che ci... vabbè, mo, ecco, stiamo dicendo troppe cose personali. Vogliamo raccontare anche questo? No, no. No, è meglio di no. Però io, diciamo, giusto per fare... capitolo. Esatto, però giusto per non lasciarvi... Vi diamo un input. Faccio... quando sono un po' stressato, faccio dei sogni un po' particolari. Non pensate male. Ah, no, 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 no. Comunque sì, sono fissato con le case. Io amo le case, amo la possibilità di investimento, amo il valutare gli immobili che tendenzialmente nessuno vuole, perché io ci vedo del potenziale. Cioè, questa è la cosa. Cioè, io poi tra l'altro vado cercando un certo tipo di immobile. Sì, tutti rotti, tutti. Sì, rotti, scassati, fatiscenti. Però mi devi riconoscere il fatto che, e l'hai visto, è bravo a trasformare. Sono bravissimo a trasformare. No, sono bravissimo, non bravo. Tu sei bravissimo in generale. Vabbè. No, però in questo fatemelo dire in tutta onestà, seriamente. Sono bravissimo. Bravissimo. Mi sta sfottendo. Cioè, ma io non lo so. Quando abbiamo comprato casa. Quando che muscoli. Oh, mi è caduto un muscolo. Quando abbiamo comprato casa. Oltre a Mitty, chi ci credeva che da quella casa sarebbe uscita una cosa davvero bella? Tua mamma. Vabbè, mia mamma, perché mia mamma è come Mitty, però a parte mia mamma... Il tuo fratello. Oddio. Col, diciamo con moderazione, col dubbio. Quindi? Io e te e tua mamma. Esatto. Io ci vedo del potenziale. Così come ho visto del potenziale in un sacco di persone. Ma fai i fatti tu? In che senso? Dacci una pettinata. Mi sono dato una pettinata. Vabbè. Comunque. Io. Amo. Aspetta, vieni qua. Facciamolo vedere meglio, vieni. Oh no. Io e Giuliana, dovete sapere, guarda. Ah, cioè, guardate. Giuliana? 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 Aspetta, aspetta, aspetta. Dove sei? Giuliana? Ecco, e noi ci divertiamo così. Oppure ci guardiamo negli occhi tutto il tempo. Sì, cioè no, veramente io mi sento piuttosto amore, violentato in questa cosa. Cioè siamo nel letto, io magari sto prendendo sonno e lei mi prende, così mi blocca con le mani e mi dice guardiamoci. E pretende che stiamo lì a fissarci. Io essendo ipermetrope mi sento anche piuttosto male, perché la vicinanza mi dà un po' fastidio, la vicinanza oculare, oculistica, oculistica. A sonno. È un continuo lamento. Ho fame. Allora, così come si... vogliamo dire come ti svegli? Allora, in genere mi sveglio io la mattina prima di lei, circa un'ora prima, perché devo fare tutto. I miei, in grazie di Dio, senza fretta, quindi barba, doccia, eccetera, shampoo e così via. Che è? Sempre un mostro, un, non so, un velociraptor, non so. Questa è un'altra storia. Comunque, mi sveglio, faccio tutto quello che devo fare, esco dalla doccia, manco il tempo di asciugarmi i capelli, nell'altra stanza sento... E io faccio finta di niente. Che apro la porta e trovo lei con i piedizzulli così. E
Amore, tutto bene, come sei bella, ti sei appena svegliata. La sua risposta è... Poi dopo passa al dire... Ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Giusto? Poi scendiamo giù, mangiamo. Dopodiché inizia a lamentarsi dell'impossibile di qualsiasi cosa. Poi dopo pranzo scatta l'altra... Ah, hai avuto paura. Stava un calabrone quasi. Quasi, nel senso quasi calabrone. Poi dopo pranzo? Dopo pranzo. Oh, sonno, 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 sonno. Adesso anche sete. Hai sete? Ma, cioè, ma dico io no. No, no, è calda, mi fa schifo proprio. Ma un po' avete paura. Visto? Cioè, cioè noi uomini funzioniamo in una maniera diversa. Perché effettivamente ho sete, beh, nella bottiglia ce l'ho nello zainetto, bevo. Finisce, diciamo, il desiderio della bevuta. Invece la mia fidanzata, ho sete. Di qui ci sta uno che dice, ok, ti prendo la bottiglia. La sua risposta, eh no, è calda. Allora tu dici, va bene, faccio 20 km, te la vado a prendere alla fonte. Gliela vado a prendere, gliela porto. Eh no, che schifo, ci hai messo troppo tempo, mi è passata la sete. Cioè, quelle cose... Sì, ma io voglio capire una cosa, no? Un parco così grande, non c'è una fontanella. Ma certo che ci sta, solo che non la vedo nel giro di 60 km. Comunque... Stiamo divagando. Sì, vabbè, divaghiamo perché questi sono quei video sciolti, disinvolti. Se te li vuoi vedere, te li vedi fino alla fine, se non te li vuoi vedere, mi stoppo dopo il primo minuto. Esattamente, esattamente. Vabbè, comunque... volevamo parlare di tutt'altro, in realtà volevamo parlare di quanto sia facile fare business qui a Londra, e business non necessariamente come attività libero professionale, ma anche semplicemente come ottenere, ok, si sta proprio, è proprio interessata all'argomento, e come ottenere facilmente magari rapporti commerciali di qualche tipo, di qualsiasi tipo in realtà. Però mi sa che ne parliamo nel prossimo video, perché basta. Andiamo a cercare l'acquetta. È un letto. Giuliana, ti stendi nell'erba. Oh, ma sei fresco. Oh. Ah, questo è un altro. Ma nel senso che sei freddo, no fresco. Fresco nel senso di bello, capito? No, fresco nel senso di freddo. Appunto, non ho detto di essere bello. No, no, assolutamente, no, ci mancherebbe altro. Fresco. Questa è un'altra cosa, Giuliana mi usa d'inverno come stufa e d'estate come frigorifero. Amo, ma comunque c'è, io ti amo. Ma davvero? Sì. Ma a proposito, ma l'abbiamo detto o non l'abbiamo detto? Forse no. Non l'abbiamo detto? Lo vuoi comunicare? No, no, lo diciamo in un altro video. Ok. Lo diciamo in un altro video, è molto meglio. Lo dedichiamo proprio a quello, va bene? Sì. Vabbè, ci vediamo. Ciao. Ci andiamo a godere la giornata. Have a good day. Have a... In cockney. Have a good day. See ya.